credere, di resistere, di continuare ad andare avanti per uno scopo, per un nostro futuro, per il... Chiedere che bisogna perdere sempre, ripetere di queste ragazze, bisogna trovare una soluzione, questa storia, non solo per oggi, ma anche per il futuro. Perché non è giusto. Non è giusto, ogni giorno c'è una tragedia, ogni giorno stanziamo a morte di una ragazza per l'età, non è giusto, non è giusto. Non è giusto. Vorrei partire scrivendovi la situazione. Non possiamo nemmeno più tollerare che si scopra oggi che si muore sul lavoro, si muore tutti i giorni, e muoiono 3 persone al giorno. E allora di dire basta a chi... scoprendolo oggi si rammarica e pensa che istituendo un paio di commissioni o parlandone per qualche giorno si possa fermare questa strada. Infatti siamo in piazza per dire che questa situazione è inaccettabile e vogliamo anche dire con forza che la sicurezza non può essere un costo, ma deve essere per forza un investimento, e che in questo paese c'è bisogno di considerare la sicurezza una priorità per tutto il paese, quindi c'è bisogno di di responsabilità di tutto il sistema, anche istituzionale, perché affinché i controlli siano fatti. Dobbiamo provare a lavorare in maniera più importante sulla sicurezza che c'è nei luoghi di lavoro, anche mettendo in relazione i lavoratori fra di loro, potenziando quelli che sono gli strumenti e utilizzando la tecnologia a nostro favore. La tecnologia deve essere la base assoluta per la sicurezza, non deve essere considerata un costo in più, non deve essere considerata una cosa che intralcia la velocità del lavoro, e soprattutto ciò che dobbiamo mandare come messaggio importante è che la produttività non deve essere al primo posto. Al primo posto ci deve stare la qualità del lavoro. Serve maggiore legalità. Noi abbiamo notizie di ieri l'altro, in un'azienda a convinzione cinese, 11 regolari senza contratto, nemmeno i permessi di soggiorno. Serve sicuramente più ispettori del lavoro, è un caso eccezionale, 2 presenze su tutta Prato. Serve maggior rispetto delle regole e forse anche un po' più di coscienza e capacità di denuncia da parte di chi si rende conto di lavorare in condizioni che mettano a repentaglio e a rischio la vita, non un piccolo incidente, si muore.